Bruno. Viva Casa Italia! Buongiorno a tutti, grazie. Anni di lavoro, scelta secondo me facile ma complicata poi per realizare, inutile che vi racconto, anche qui c'è la burocrazia, anche qui c'è qualche complessità, luogo iconico, anche e soprattutto nel nostro mondo che rappresentiamo. Qui presidente, ci sono presidenti federali, membri di giunta, degli atleti, gli ambassador, i miei colleghi di OCIO, giornalisti, le aziende che ci hanno dato fiducia, grandi imprenditori, tutto il gruppo di Milano Cortina a cui dedichiamo 2026 una parte di promozione. Però questo è un luogo iconico perché nel 1894 il barone de Coubertin organizzò una cena in questo luogo dove studiò, progettò lo statuto, il regolamento di quello che sarebbe diventato poi l'epopea dei giochi moderni, in edizione 1896 ad Atene. Per cui ci siamo sentiti subito a casa, siamo all'interno del parco, sarà un luogo dove soprattutto gli atleti, ma tutta la nostra grande comunità in questa spedizione di Parigi troveranno veramente un luogo che è già storia e tradizione nel mondo dello sport e dei cinque cerchi, ma credo più che mai quest'anno lo potrà consolidare e testimoniare. E oggi la sua presenza ancora una volta onora il nostro mondo dello sport e gli siamo infinitamente grati a nome di tutte le persone solo qui nel mondo dello sport. Grazie a voi. Grazie, è un gran piacere, rivolgo a tutti un saluto. Una presenza così articolata raffigura lo sforzo complessivo, l'impegno complessivo e la vicinanza complessiva del nostro paese all'evento delle Olimpiadi. E questo luogo che contiene ed esprime una raffigurazione coinvolgente e suggestiva dell'Italia è il punto ideale per fare sottolineare quanto il nostro paese partecipi a questo evento così importante non soltanto sportivamente ma per la come segnale di amicizia, di incontro nel mondo. Ieri mattina, vedendo al villaggio olimpico tante ragazze e ragazzi di ogni parte del mondo vivere insieme, fraternizzare, incontrarsi, ritenersi in un comune sforzo, non di contrapposizione, è stato un bel messaggio che supera il mondo dello sport, che peraltro è così importante. E questa di questa mattina con Casa Italia raffigura quanto l'Italia partecipi con convinzione a questo messaggio che le Olimpiadi esprimono e quindi colloca una sua succursale, un suo luogo in cui si esprime il genio italiano per partecipare a questo grande evento. E quindi è un piacere aver assistito al taglio del nastro ed è un piacere incontrare tutti voi. Buone Olimpiadi a tutti.